mette davanti a una delle domande più importanti: su cosa saremo giudicati dopo la nostra morte? Questa è la risposta. Saremo giudicati sull'amore che abbiamo donato agli altri. Dio ci chiede cose semplici, gesti d'amore quotidiani verso chi è più bisognoso di noi. Per questo non è una cosa insignificante dare da bere a un assetato, vestire chi soffre di freddo, visitare un malato o un carcerato. Ogni piccolo gesto d'amore è equivalente a un'eternità di godimento nel regno di Dio. Questo testo di Vangelo ci rappresenta un'altra caratteristica di Dio: la sua grande misericordia. Hai mai pensato al paragone che Gesù fa parlando del separare gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre? Perché il pastore deve separare le capre dalle pecore? La spiegazione è molto semplice. Siccome le pecore avevano lana, potevano passare la notte all'aperto, mentre le capre no. Non avendo lana, le capre dovevano essere protette dal freddo della notte e messe in salvo nell'ovile. Dunque, Gesù separa i buoni dai cattivi, non per condannare questi ultimi, ma per dare loro l'ultima opportunità di dimostrare che nel loro cuore si trova almeno un granello di amore per il prossimo. Siamo invitati anche noi a fare oggi un approfondito esame di coscienza sull'amore che nutriamo verso gli altri. Pensiamo a quanto amore riceviamo dagli altri e quanto amore doniamo noi in cambio. Che cosa significa per te amare? Come dimostri il tuo amore verso gli altri? Cosa vuol dire per te fare l'elemosina? Lasciare qualche spicciolo per avere la coscienza pulita? Oppure consolare, ascoltare, aiutare il tuo prossimo?